Sondrio Autism Friendly, questo è il nome del progetto di ANFAS realizzato con il contributo di Fondazione Pro Valtellina. Idea innovativa illustrata nella sala conferenze di Confartigianato. Presenti il vice prefetto Umberto Sorrentino, l'assessore ai servizi sociali Lorenzo Grillo Dalla Berta, il presidente ANFAS Corrado Menesatti, la vice Emanuela Nussio, l'ideatore del progetto Giovanni Balsamo. Come è nata l'idea e soprattutto quali sono gli obiettivi di questa iniziativa? ANFAS, come è ben noto, è una associazione che si rivolge alle persone con disabilità varie, soprattutto di tipo intellettivo e relazionale. Pertanto siamo particolarmente stati attenti a quello che è l'autismo. L'autismo è un problema che è presente nella popolazione in numero piuttosto rilevante, ma è stato riconosciuto da non moltissimi decenni e in effetti per questo proprio ANFAS nel 2007 ha iniziato ad occuparsi dell'autismo. All'interno della nostra associazione c'è un gruppo di genitori che si sono richiamati sotto fuori dalle bolle, perché l'autismo è una sorta di bolla entro cui la persona affetta vive e si muove. Bisogna cercare di farla uscire di lui. Questo progetto vuol proprio fare questo, far uscire i bambini, i ragazzi dalla propria famiglia, dalla propria scuola, per farle entrare anche nell'ambiente normale dove essi vengano inclusi completamente. I destinatari di questo progetto sono i bambini e soprattutto gli adulti che sono destinati ad accoglierli all'interno dei propri luoghi di lavoro. I luoghi quali sono? I negozi, le biblioteche, gli uffici comunali e soprattutto i mezzi di trasporto pubblici, grazie ai quali i bambini potranno viaggiare in Valtellina e sulla linea Trenord Tirano-Milano, trovando sempre un ambiente inclusivo, un ambiente accogliente. Questo progetto si sviluppa in due fasi. Nella prima, a casa, nel loro ambiente familiare sereno, i bambini insieme ai genitori potranno consultare un quaderno con 19 schede operative. Il secondo momento è quello più importante. Ci dedicheremo il giorno 9 e il giorno 11 alla formazione di quanti verranno, quindi parteciperanno ai nostri incontri.